e francigene rappresentarono il principale asse di collegamento tra il nord e il sud dell'Europa, lungo il quale transitavano mercanti, eserciti, pellegrini, e divennero il canale di comunicazione determinante per la realizzazione dell'unità culturale che caratterizzò l'Europa nel Medioevo. Da venerdì 2 aprile, le vie francigene di Sicilia, su Rai Radio Live e su Rai Play Radio. A 10 passi nella storia vi raccontiamo un sistema di vie storiche: la Magna Via Francigena da Agrigento a Palermo e la Palermo-Messina per le montagne, tra natura, tradizione, cultura, storia, archeologia, accoglienza, buon cibo, passo dopo passo, su trazzere usate per la transumanza che attraversano l'isola sin dal mondo arcaico. Un intreccio di culture, passaggi da un ambiente montano ad uno marittimo, paesaggi che cambiano colori, che regalano tutte quelle sfaccettature attraverso le quali muoversi in un viaggio esperienziale nel tempo e nelle continue sorprendenti scenografie che offrono i cammini in Sicilia. Ci raccontano le vie francigene di Sicilia Davide Comunale, archeologo e insegnante, autore delle guide dei due cammini, Salvo Balsamo degli Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia, uno degli apripista che tutt'oggi si occupa della parte operativa, Alessio Chiappini, un camminatore che da Roma ha scelto di conoscere la Sicilia passo dopo passo. Ci racconterà la sua Sicilia anche Flaviano Pennisi, uno dei batteristi più veloci d'Italia, che unisce creatività, tecnica, stile, rapidità di esecuzione, esperto in percussioni su oggetti. In ogni parte d'Italia suona in luoghi storici, in una sorta di cammino con la sua batteria. Le vie francigene di Sicilia su Rai Play Radio e Rai Radio Live da venerdì 2 aprile a 10 passi nella storia.